sono Betta, faccio la stylist e un sacco di altre cose. Ho una residenza, non vivo da nessuna parte, sono molto fortunata, sono un po' gipsy. Natalia, sono illustratrice, textile designer. Da quando ho iniziato per caso durante un viaggio alle Hawaii, non ho mai più smesso. Mi chiamo Amanda. Sono italiana al 100% e adesso emigrata da 6 anni in California. Faccio la disegnatrice di moda e da 1 anno e mezzo ho fondato un marchio che si chiama Sia. Volevo diventare il direttore di Vogue Italia, poi dopo un giorno ho fatto un viaggio, ho scoperto il surf e ho capito che c'erano un sacco di altre cose nella vita. Parto per il Messico e niente, non sapevo assolutamente dove ero, non mi rendevo assolutamente conto che ero nella pipeline messicana. È stato il viaggio che sicuramente mi ha cambiato la vita, dovevo rimanere 2 giorni e sono rimasto 1 mese e mezzo. Sono andata a finire il paradiso di San Clemente grazie a mio marito e dopo questi 6 anni di rapporto a distanza abbiamo deciso di sposarci e di mettere su casa. Sicuramente il surf mi ha cambiato la vita, io ero un po' la classica padovana, un po' fighetta che vuole lavorare nella moda, appena trasferita a Milano. Tantissimo ovviamente la mia terra, mi manca il mar Mediterraneo, mi manca il caldo, mi manca la famiglia, però il surf riempie questi spazi molto molto bene. Ho viaggiato tanto per il surf e grazie al mio lavoro che comunque è mobile, nel senso che essendo freelance posso portarmelo dovunque. Continuare a lavorare anche dall'altro capo del mondo. Questa è una cosa che trovo veramente geniale. Dove si respira arte, si respira estetica dovunque, mi ha formato come persona, mi ha formato come stilista. Diciamo che il surf al femminile ogni tanto, se non ti controlli un pochino, potrebbe portarti a perdere un po' di femminilità in certi momenti, ma non nella surfata in acqua, nel dormire nei parcheggi, nel dormire 1 mese dentro la tua sacca della tavola, nel tagliarti i piedi e camminarci lo stesso sopra sulle rocce, e quindi nasce un po' Franco, o Betto, o il cane.
io dico sempre che il surf è pulizia. Se mi ripulisse di tutto ciò che è superfluo, no? Di tutti i pensieri negativi, di tutto ciò che non riesco ad affrontare di solito. E dopo una surfata invece ce la fai, lo affronti. Surf si rimane attaccati al presente, all'attimo, al momento di gustarsi la vita proprio. Surf mi insegna quotidianamente qualcosa, si diventa più coraggiosi, si diventa più sereni, almeno per me. Io mi ritengo, per certi versi, in un punto di non ritorno, nel senso che non potrei mai avere un lavoro dal lunedì al venerdì, tutto ciò che è per più di fisso, per più di un mese, mi rende allergica, sento a volte un po' disadattata perché è come non aver confini, è sempre tutto in balia della mareggiata, del viaggio. Ed è una cosa che mi ha portato anche ad avere dei problemi, per esempio con la mia famiglia, perché è stato difficile far capire questo stile di vita a delle persone che magari vengono da un'impostazione italiana canonica.